Allora, siamo con Alessandro Mezzenalona, giornalista, scrittore, e siamo a Trieste per gli incontri culturali del progetto Mediterraneo. Grazie di essere qui con noi. E, la prima domanda che ti faccio è che cosa ha raccontato il direttore del Piccolo di Trieste per 16 anni? Sul Mediterraneo e sul rapporto che Trieste ha con il mare. Quanto ha significato questo Certo, dal tuo punto di vista? certo. Grazie Francesca, grazie di questo invito che mi fa un piacere immenso e grazie anche a Alessandra che ci ospita in questa Mediterranea numero due, diciamo molto casalinga. Io mi sono occupato sempre, quasi per tutta la vita, di cultura e spettacoli, anche se ho iniziato come tutti i giornalisti facendo la cronaca, facendo sport, quindi facendo la gavetta che si fa per imparare il mestiere. Il mare ovviamente per un giornale come il Piccolo e per Trieste è un elemento fondamentale. Io questo l'ho imparato non soltanto dalla mia vita, diciamo, triestina, ma anche dai grandi esempi, degli intellettuali triestini. Ne cito soltanto due, uno è Claudio Magris, che ha sempre raccontato, e l'ha raccontato anche sul Corriere, ma nei suoi libri, che lui ogni giorno va ancora oggi a farsi un bagno in mare, magari un quarto d'ora, però questo rapporto col mare è proprio un rapporto continuo, fisico, spirituale, mentale, psicologico, cioè tutte le valenze possibili e immaginabili. L'altro grande scrittore che ci ha lasciato l'estate scorsa era Boris Pahor, questo scrittore triestino di lingua slovena, che non smetteva mai di ricordare che, nonostante tutte le divisioni storiche che sono state a Trieste, che fino al 1918 faceva parte dell'impero austro-ungarico, ma sognava di potersi, diciamo, avvicinare all'Italia, che però non era mai stata la sua vera patria, perché Trieste si dona all'impero austro-ungarico quasi 500 anni prima della fine della prima guerra mondiale, e quella volta c'era ancora la Serenissima, insomma, quindi l'Italia non esisteva in sostanza, però comunque ha sognato di ritornare italiana. Poi diciamo che ha vissuto il periodo del fascismo con grande amarezza, e quindi Pacco diceva che il mare era quella specie di ombelico che univa italiani, sloveni, greci, tedeschi, tutte le nazionalità presenti a Trieste, perché è un punto, il mare è un punto di incontro. Per me è sempre stato importantissimo rivedere il mare in montagna. Io sono un figlio di una famiglia che era in parte trentina, perché mio papà veniva da Trento e mio nonno materno veniva da Val di Cembra. Quando noi eravamo bambini andavamo sempre in montagna d'estate, e in montagna con mio padre andavamo in queste zone dolomitiche, dove tu potevi cercare dei fossili, e quelli erano fossili di mare, cioè tu trovavi a 2000 metri d'altezza delle conchiglie impresse nella roccia dolomitica. Ecco, quello per me è stata forse la più bella scoperta, di quanto il mare sia fondamentale non soltanto nella vita di chi vive sul mare, ma nella vita di tutti i popoli che vengono da lì, in sostanza. Devo dirti ancora una cosa: che vivere a Trieste è come vivere su un lago. Quindi per noi il Mediterraneo apparentemente sembra lontano. La stessa esperienza, la stessa sensazione l'ho provata l'anno scorso quando sono arrivato in Montenegro, alle Bocche di Cattaro, dove appunto è chiuso, no? Cioè ti sembra anche lì di essere in un lago, poi però vedi queste navi gigantesche che spuntano dal nulla, e capisci che in là c'è un altro mare, come dice Magris, un mare in più, diciamo. Ecco, credo che Trieste, che è una città profondamente centro-europea, diciamo, e quindi non, forse non è vista come una città del sud d'Europa, in realtà abbia dei collegamenti con il Mediterraneo fortissimi. Noi siamo una città che ha un'anima, chiamiamola mitteleuropea, ma un corpo balcanico. Se noi dividessimo queste due entità, penso che sarebbe la schizofrenia assoluta, perché fanno parte del nostro mondo. Anni fa, con un amico, sognavamo di creare un festival che si poteva intitolare Nord chiama Sud e Sud chiama Nord, cioè portare tutti gli intellettuali del Sud al Nord per poi andare noi
a dialogare con gli intellettuali appunto che stanno sul Mediterraneo. L'idea purtroppo per un problema di soldi non è mai diventata reale, però diciamo che dentro di noi c'è questa sensazione di un collegamento forte con un mondo che sembra molto lontano, nel modo di parlare, nella cucina, non so, la iota, per dire che la nostra minestra di fagioli e crauti non assomiglia per niente alla cucina siciliana o a quella marocchina, per dire. Però, nonostante queste apparenti diversità, secondo me c'è un cordone ombelicale fortissimo che ci tiene legato al Mediterraneo. Questo mi dà spunto per un'osservazione che abbiamo fatto oggi. Eravamo a pranzo con Valeria e siamo andate a mangiarci un'insalata greca al ristorante greco che è qui vicino, e sulle tovagliette erano riportate alcune parole in triestino, certo, confrontate con le parole in italiano, confrontate con le parole in greco, e si dicono nello stesso modo, sì, sono sì, scritte anche nello stesso modo, paltò, cappotto, certo, paltò, certo, anche sì, in sì, greco, sì, eccetera, sì. Quindi effettivamente c'è questa connessione, sì, questo collegamento. Mi è fatto venire in mente quando ci trovavamo a Tel Aviv e sulla visione che la gente di Tel Aviv ha nei confronti del mare, che è come se lì fosse finito tutto, no? Certo. Perché è un mare che lì si chiude effettivamente, perché non c'è altro. E anche qui, al di là di questo mare, alle nostre spalle ci sono le montagne, quindi sapere che si guardando verso il mare si guarda, certo, molto oltre, è sicuramente dà una visione nuova, una visione diversa. Cosa che non abbiamo, per esempio, riscontrato lungo la costa francese. Questa mediterraneità che si, sì, racconta della costa della Provenza, la stessa Marsiglia, c'è il Museo del Mediterraneo a Marsiglia. Ecco, quando abbiamo parlato con i marsigliesi, con gli occitani, con i provenzali, non abbiamo riscontrato in loro questo senso di appartenenza mediterranea, si sentono molto identitari, certo, e locali. Da che cosa può dipendere, certo, questo secondo me? Ma io credo che in realtà la nostra mediterraneità, diciamo, di triestini è dovuta al fatto che il triestino ha un'appartenenza molto meticcia. Ti faccio un esempio, quando hanno tentato di tradurre Finnegan's Wake di Joyce, non riuscirono a tradurre in nessun modo quel libro, primo perché è una lingua completamente inventata, secondo perché Joyce non parlava l'italiano ma parlava perfettamente triestino. Ci sono delle lettere che lui scrive a Italo Svevo che sono scritte interamente in dialetto triestino, e nella lingua di Finnegan's Wake, ma anche in parte dell'Ulisse, alcune parole sono mediate tra la lingua triestina e l'inglese. Quindi fino a quando gli studiosi, in particolar modo uno studioso irlandese che poi è venuto a Trieste, non ha scoperto che quelle parole erano traducibili solo per uno che conosceva il dialetto triestino, il Finnegan's Wake non era comprensibile per i traduttori, chiamiamoli normali. Questo per dire quanto l'identità triestina è un'identità che ha assorbito tantissimo delle occupazioni, delle invasioni. Tu pensa l'occupazione napoleonica, che ha lasciato nel dialetto triestino alcune parole che sono prese proprio dal francese. La parola fare remitur, che vuol dire fare una grande confusione, è presa da quando le truppe francesi sfilavano e facevano il demi-tour, cioè dovevano girarsi per cambiare passo e tornare indietro. Te ne potrei citare tante altre, ma diventerebbe noioso, insomma. Ecco, tu citavi il greco. Trieste ha una comunità greca importantissima, ha una chiesa greco-ortodossa meravigliosa, ha delle famiglie, per dirti, il gestore attuale del Caffè San Marco è un greco, cioè il figlio di una famiglia greca che da tanti anni vive a Trieste, ma dell'Itanassis dichiara che l'appartenenza è quella, insomma. Per cui forse è questo. Io credo che l'operazione che ha fatto la Francia, ricordo per esempio quando sono stato in Bretagna, per me è stato quasi straziante scoprire che loro avevano per esempio la Braid Scola, per dire quanto il bretone rivendicava la sua appartenenza bretone, perché la Francia gliela negava, cioè non voleva che il bretone fosse bretone, voleva che prima fosse francese. Noi abbiamo avuto questa fortuna
di essere appunto prima austro-ungarici, poi italiani, di desiderare di essere italiani, ma di aver capito che comunque Trieste è una città meticcia, diciamo, una città senza frontiere in un certo senso, anche se purtroppo per tanti anni la frontiera l'abbiamo avuta molto vicina. E quindi è difficile dire, è difficile che un triestino ti dica, ti dirà io sono triestino, già dire sono italiano fa già un po', io mi ricordo quando eravamo bambini che ci dicevano voi siete italiani, noi rispondevamo no, noi siamo triestini, per dire quanto sentivamo di essere un po' diversi rispetto al resto d'Italia. Forse ecco, quello che ci accomuna col Mediterraneo è, leggevo oggi un'intervista con Michela Murgia, quando rivendicava il fatto che i sardi sono prima sardi e poi italiani, e i siciliani un po' uguale, cioè questo senso come di essere un'isola, ecco, un'isola che però è perfettamente terraferma, insomma. Certo, e invece l'essere italiano e l'essere mediterraneo, come è sentito nel... I sardi si dicono sardi e quando abbiamo parlato con loro abbiamo sentito fortissimo l'identità, sì, della loro terra, e riuscire a far sì che si ricollegassero al tema del Mediterraneo non sempre è stato facile. I siciliani, per i siciliani è molto più spontaneo questo. Per un triestino sentire l'appartenenza al Mediterraneo come radice mediterranea è accettabile, e quanto è, ci si identifica con questa assolutamente origine? Sì, assolutamente sì, perché Trieste, come ha detto Paolo Rumiz, è Oriente, cioè è Occidente e nello stesso tempo è Oriente, nel senso che per noi è normalissimo, per esempio, percorrere tutta la rotta balcanica e sentirsi a casa anche nel più sperduto paese, appunto, della Bosnia, del Montenegro, perché siamo molto vicini a quel mondo lì. Io mi ricordo la prima volta che sono andato in Marocco, mi sembrava di essere a casa, cioè, perché Trieste ha questa capacità di essere molto nord ma anche molto sud, sì. Per questo dicevo prima questo sogno di unire due culture che apparentemente possono sembrare così lontane, per cui credo che il Mediterraneo è Trieste, Trieste è Mediterraneo, anche se poi ci sono delle cose molto diverse, nel senso che Trieste anche rivendicava questo suo ordine austro-ungarico, che però poi noi abbiamo anche molto perso, insomma. Io tante volte, così scherzando, dico Trieste è un po' la Napoli del nord, nel senso che ormai questo imprinting, sai che i triestini dicevano a se stessi di avere il chiodo in testa, perché il chiodo era quello che c'era sull'elmo dei soldati austriaci e poi anche tedeschi. Quindi il triestino diceva, i triestini gal chiodo, no? Cioè il chiodo in testa, per dire che erano molto inquadrati. Questo è andato perso perché Trieste ha continuato a mutare, ha continuato una mutazione continua che è avvenuta nel corso del tempo e che l'ha portata a essere, ecco, più vicina forse a Belgrado che a Vienna in questo momento qui, nel senso che Vienna continua a essere una città molto ordinata, molto inquadrata. Trieste invece è slittata un po' di più, anzi direi molto di più, verso il Mediterraneo. Parliamo di ambiente. Il mare Adriatico è un mare che è un mare chiuso, forse è la parte più chiusa del certo. Nostro Mediterraneo. E da qualche anno si stanno diffondendo delle specie non autoctone, sono specie invasive. Noi con il progetto Mediterranea siamo stati coinvolti dall'OGS di Trieste in un'osservazione e monitoraggio di un particolare tipo di ctenoforo che certo. sta creando problemi proprio dal punto di vista ambientale per l'habitat locale. Che cosa è successo? Come è possibile che non ci si sia sentiti parte attiva di questo processo di degrado? E della
della perdita di riconoscimento dell'importanza del nostro mare. Certo. Il mare Adriatico è sempre stato un mare pescoso, è sempre stato un mare che ha dato tanto, no, all'uomo. Qual è stato il passaggio, sempre dal punto di vista del giornalista, che ha provocato tutto questo? Ma io ci credo si poteva che, fermare prima? Sì, io credo che noi abbiamo fatto una grande confusione che deriva, ovviamente, che mette le sue radici nel corso della storia lontana. Noi ci siamo illusi di essere padroni di questo pianeta. Non abbiamo capito che noi siamo degli ospiti, tra l'altro questo lo dicono gli scienziati, gli studiosi di scienze naturali, siamo meno del 5% della vita che c'è su questo pianeta. La maggior parte della vita è composta da piante, arbusti, cose vegetali, poi viene la parte animale, poi vengono gli insetti, poi vengono gli umani. Quindi noi siamo nella catena degli esseri viventi, siamo gli ultimi e siamo diventati purtroppo i padroni di quella che è un pianeta che ci ha ospitato molto, con molta gentilezza e anche con molto amore. Quando noi abbiamo perso di vista questo punto focale, secondo me abbiamo aperto la strada a un degrado che non conosce più limiti. L'altro giorno parlavo con un amico, nel momento in cui noi abbiamo concesso che chi produce il cibo possa edulcorare e cambiare la struttura del cibo fingendo che quel cibo sia sano, la pubblicità è piena di pomodori di italiani di prima qualità, poi uno assaggia queste cose e non hanno più nessuna qualità. Poi va da un contadino, come sono stato io l'anno scorso in Sicilia, che coltiva i pomodori vicino al mare, e quei pomodori hanno un sapore straordinario perché prendono anche il sapore del sale, del mare, quindi ecco, credo che quello sia stato il punto fondamentale. Nel momento in cui noi abbiamo pensato che il turismo fosse senza limite, che il viaggio delle navi ciclopiche fosse senza limite, che noi potessimo importare tutto quello che vogliamo o esportare tutto quello che vogliamo senza pensare a un equilibrio, senza pensare che se io trasformo la foresta amazzonica in campi di mais, prima o poi questo mi ritornerà contro. Se porto l'avocado, che una volta era soltanto in America Latina, in Val Rosandra, per dire, o vicino a Val Rosandra, qualcosa nell'ambiente succederà, perché quelle non erano piante che erano lì. Ecco, quello credo che sia stato il confine per un degrado che io credo non riusciremo più a fermare. Nel senso che io per carattere sono un ottimista, però temo che ormai un certo punto di non ritorno l'abbiamo già superato. Quello che mi lascia esterrefatto, devo dire, è quello che dice Jonathan Franzen, questo grande scrittore americano, cioè il non capire che noi dovremmo perlomeno elaborare dei progetti per salvare qualcosa. Per esempio, vogliamo salvare Venezia? Non possiamo continuare a raccontarci che il Mose salverà Venezia, perché non è vero. Cioè bisognerebbe cominciare da oggi a mettere Venezia in sicurezza, ma in maniera seria. Vogliamo salvare, una volta si diceva salviamo i panda, vogliamo salvare certi tipi di coleotteri, certi tipi di piante, bisogna cominciare subito. Ma non è che tra 50 anni, nel 2050, fermeremo un po' le emissioni, forse un pochino, illudendoci, perché già alla fine degli anni 30, degli anni del 2030, già la temperatura sarà andata fuori controllo, e questo ormai è sicuro, perché lo vediamo nell'aumento della temperatura già in questi ultimi anni. Ecco, quindi credo che quando noi ci siamo arresi a mettere proprio dei confini precisi, che non sono dei confini che devono essere, diciamo, imposti, ma dovrebbero essere dei confini che noi stessi ci diamo per la nostra sopravvivenza, perché altrimenti, come dicono gli esperti, saremo la prossima grande estinzione. Sì, perché comunque leggevo qualche giorno fa i grandi cataclismi nelle ere geologiche ci sono sempre, certo, state, quindi certo, probabilmente stiamo andando, sì, molto velocemente verso questo. Si sono estinti i dinosauri, sì, si sono inabissati terre e isole, quindi pensare che questo non accada più fa anche una grande malinconia il pensiero che l'uomo veramente sa fare delle cose incredibili.
Vedevo l'altro giorno, per esempio, delle simulazioni di dinosauri che portano ormai in mezzo alle persone, ed è incredibile perché sembrano veri. Cioè, sono fatti per cui noi abbiamo una capacità di invenzione, di creazione veramente straordinaria. Però è come se a un certo punto questa invenzione non potesse andare a fin di bene, cioè fosse solo per una speculazione di tipo economico, di tipo industriale, no? e non possa essere utilizzata per rattoppare i danni che abbiamo fatto in qualche modo. Certo. E tu pensi che se ci fosse una coscienza comune, al di là di quelle che sono le direttive di ciascun paese, come per esempio l'Europa, se questa coscienza comune diventasse, si ampliasse, si estendesse anche ad altri paesi, come per esempio la Grecia, che è Europa, però non ha quel senso di rispetto dell'ambiente, diciamo così, che troviamo nel nostro piccolo in Italia, ma anche negli altri paesi d'Europa. Pensi che questo potrebbe essere di aiuto e comunque ci consentirebbe di rallentare un po' questo processo di degrado ambientale, oppure assolutamente non c'è, sì, non c'è possibilità? Assolutamente sì. Se posso, ti dico una cosa eretica. Nel senso che quello che ha distrutto, secondo me, ovviamente nei secoli passati, la coscienza collettiva dell'umanità è stato il fatto di illuderci che esista un al di là. Questo te lo dico senza voler offendere chi crede, perché io sono una persona che rispetta grandemente i credenti e le religioni, pur appunto non credendo, però ti posso dire che noi abbiamo perso secoli a preoccuparci della salvezza dell'anima, delle persone, del fatto se erano o non erano conformi a determinati dettami, no? Non me la prendo con una religione in particolare, sto facendo un discorso ad ampio raggio. Se oggi noi avessimo la forza dei kamikaze che si mettono le cinture esplosive sperando di andare in un paradiso musulmano, o degli inquisitori che bruciavano le persone sul rogo illudendosi di salvare la loro anima, e così potrei proseguire con tutte le altre religioni, credo che la nostra coscienza sarebbe molto diversa. Per dirti, se avesse vinto in filosofia la linea di Epicuro e la linea di San Francesco d'Assisi, credo che oggi la Terra non sarebbe in queste condizioni qui. Purtroppo ha vinto una linea cura troppo forte della nostra umanità in proiezione di un altro mondo. Il nostro mondo, la nostra meraviglia, il nostro paradiso è qua. E noi non l'abbiamo voluto capire. E quindi questo ci ha portati a svilire quello che è stato il più grande regalo che ci ha fatto la vita, immaginando sempre un altro mondo. Che è bellissimo, perché dico, io sono uno che legge la Divina Commedia una volta l'anno, perché è un'opera straordinaria. Però dico, accanto alla fantasia bisogna usare anche la ragione. La ragione ci dice che noi siamo qui e che dovremmo difendere quello che abbiamo. Quindi ci sono stati nel corso dei secoli dei visionari, qualcuno che ci ha avvisato, no? Assolutamente sì. Tu pensa a Spinoza che diceva Deus sive natura, quello era il messaggio più forte che poteva arrivarci. Cioè il nostro Dio è qua, la nostra madre terra, i boschi che abbiamo, il mare, no? Quello è questo è il nostro Deus. E invece abbiamo voluto proiettarlo lontano perché era più facile. Perché se io distruggo un bosco, come vorrebbero distruggere facendo questa sciagurata ovovia che progettano qui a Trieste, perché quel bosco che sta lì verrebbe completamente spazzato via, non ha importanza, perché il bosco secondo loro non ha un'anima, non ha una personalità. E quindi non conta, contiamo noi per fare un'ovovia che porta nel nulla poi, perché in quel punto dove dovrebbe arrivare non è che c'è un paese, un ristorante, un posto qualunque del Carso dove puoi arrivare tranquillamente in autobus, in bicicletta, in macchina, no? Sarebbe purtroppo soltanto così. Sì, è soltanto una speculazione commerciale, non si capisce neanche bene perché, insomma, perché poi tantissime persone hanno cercato di farli ragionare, hanno fatto dei ricorsi al TAR, hanno cercato di bloccare, eppure il progetto va avanti.
Tu pensa il famoso ponte sullo stretto di Messina, che tutti hanno sempre detto non serve, sono miliardi buttati via, e ogni 5 anni ritorna in ballo e prima o poi vedrai che lo faranno, purtroppo. Succederà purtroppo, perché comunque io ricordo che a Roma c'è stato per anni un palazzetto che aveva fuori sul cancello una targa con scritto Centro Studi Ponte di Messina. Ci sono passata giorni fa davanti e non c'è più, quindi evidentemente si sono spostati, certo. Però ritornerà. Tra l'altro tu pensa che non più tardi 10 anni fa il progetto dei treni ad altissima velocità, perché Trieste ovviamente è un po' in un imbuto avendo la roccia carsica, quindi diciamo che l'Italia arriva fino a Mestre e poi da Mestre a Trieste in treno diciamo che non vai velocissimo. Il progetto era di far passare un enorme viadotto, bucare il Monte Carso, quindi passare quel viadotto sopra la Val Rosandra, che è una delle meraviglie di questa Europa, perché è una valle di montagna sotto il livello del mare. Quindi un caso, credo, unico, non credo che ne esistano molte. Questo progetto, che poi per fortuna è fallito, prevedeva che la linea ferroviaria passasse sopra la Val Rosandra, e quindi con tutti i piloni esattamente al centro della valle, bucasse il Monte Carso per poi andare oltre. Ecco, questo è quello che riesce a immaginare l'uomo per distruggere la natura. Sì, purtroppo è la fantasia tracotanza. Sì, ecco, assolutamente. E andare oltre l'immaginabile sensato, ecco, quello che, sì, purtroppo, quello che sì. Ha senso. Parliamo dello scrittore, parliamo di Alessandro Mezzanalona, scrittore. Come si passa dal giornalista alla letteratura, al romanzo? Ma sai, la scrittura per un giornalista dovrebbe essere, io uso sempre il condizionale perché poi io ho avuto anche dei colleghi che non amavano assolutamente scrivere e che sono dei giornalisti rispettabilissimi, dovrebbe nascere da una passione, diciamo, quasi d'infanzia. Io ho cominciato a scrivere per scherzo i primi racconti per mia nonna. Mi ricordo dei piccoli gialli, non so, delle cose di cui adesso mi vergogno profondamente, che però lei, essendo mia nonna, ovviamente diceva: oh, ma sei bravissimo, perché non poteva dire diversamente. Quindi la scrittura è una passione che sta dentro, diciamo, la persona, che si può diciamo sviluppare in diversi modi. Io l'ho sviluppata dal punto di vista giornalistico perché credevo in questo mestiere, ci credo e credo che sia il mestiere più bello del mondo, se lo fai in un certo modo, perché ti permette di, qualunque curiosità tu abbia o qualunque persona tu voglia incontrare, se vuoi puoi incontrarla e puoi approfondire quell'argomento. Quindi è un mondo che ti permette di aggiornarti in continuazione, di avere sempre nuovi stimoli, ed è anche faticoso, perché svegliarsi ogni mattina con uno stimolo nuovo, insomma, non è sempre facilissimo, però è un mondo straordinario che purtroppo, devo dire, si sta trasformando anche per motivi economici in un mondo un po' più buio, ecco, un po' meno libero, un po' più meno creativo, diciamo. Dopodiché la scrittura, diciamo, dal giornale al romanzo, dal giornale al racconto, cambia profondamente, perché il giornalista dovrebbe basarsi sui fatti e quindi lasciare quella che è la sua immaginazione, la sua opinione anche, fuori da quel contesto lì, mentre lo scrittore deve andare oltre, cioè deve immaginare quello che il giornalista non immagina. E quindi, questo lo dice per esempio Massimo Carlotto, che io stimo moltissimo: se tu ti occupi di un serial killer e il giudice dice io non ho le prove per condannare questa persona, lo scrittore può fantasticare. C'è un bellissimo libro che è uscito di recente, che è Il Girotondo delle Iene, che racconta la vicenda di Marco Bergamo, questa serial killer di Bolzano, che ha una struttura geniale, perché 3/4 del libro è basato sulle prove giudiziarie per cui Marco Bergamo è stato condannato a non mi ricordo quanti ergastoli. Dopodiché c'è una parte finale in cui lo scrittore immagina quelli che sono i punti bui di quelle sentenze e di quella storia lì, e ce n'erano, perché Marco Bergamo a un certo punto, dopo aver dichiarato che aveva ammazzato alcune donne, ha detto no, ma queste due non le ho uccise io.
voi avete capito male, io ho ucciso questa, 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 ma queste non le ho uccise io, e quindi chi le aveva uccise? E lo scrittore là va a immaginare un'altra verità, che non è una verità che può entrare, diciamo, nell'iter processuale, ma che è una verità di immaginazione. Poi sta a noi non trasformare questa verità però in quello che è successo con Trump, no? E trasformare la fantasia in realtà, perché là diventa pericoloso. È vero. Io ho letto il tuo romanzo, che è uscito da pochissimo, sì. Il cuore buio dei miracoli, e ho trovato in questo romanzo molti riferimenti al Mediterraneo. Sarà che è un po' una mia deviazione questa, nel senso ogni volta che leggo un racconto, un romanzo, cerco di mi vengono, certo, diciamo, davanti agli occhi termini, parole, contesti che mi fanno pensare al Mediterraneo, che è un po' la mia fissazione. E mi sono segnata alcune parole che ti chiedo di commentare. Scirocco. Sì. Se ti dico scirocco, che si riferisce a quanto accaduto e quello che racconti qui nel romanzo, che cosa ti suscita? Scirocco, per chi vive al mare, sa che può essere anche una brutta bestia, nel senso che lo scirocco, per esempio a Trieste, è una delle poche cose che crea dei momenti di panico, perché crea le mareggiate, e certe volte le mareggiate hanno fatto danni anche importanti. Quindi magari nel cuore buio dei miracoli lo scirocco sembra quasi uno scherzo rispetto a quello che poi è stato Vaia, questa spaventosa tempesta che è passata come un caterpillar su una parte del Friuli, sul Veneto, soprattutto sul Trentino Alto Adige, l'Alto Adige meno, più il Trentino e poi una piccola parte della Lombardia. Quindi in quel caso lo scirocco sembrava quasi uno scherzo rispetto a questo uragano che è arrivato con la forza con cui ha poi devastato milioni di alberi e un territorio bellissimo. Ma in realtà lo scirocco può essere anche appunto un cliente piuttosto complicato da gestire, insomma, soprattutto se arriva in una città di mare come questa, dove certe volte ha creato dei problemi grossi. Diciamo che sembra un vento più gentile, perché di solito è tiepido, ha delle folate un po' come la bora, ma non sono le folate violente che ha la bora, però solleva il mare, quindi porta il mare dentro la città, si scaglia contro, no, gli stabilimenti balneari, quindi comunque, diciamo, è un cliente un po' nonostante così. Nonostante siamo al sud, ci sono le case in Sicilia che le chiamano le stanze dello scirocco, certo, no? Che certo. Ci si chiudeva, sì, sì, anche sì. Nel Gattopardo, sì, c'è, sì. Una c'è anche un bellissimo romanzo di Domenico Campana, no? La stanza dello scirocco. Quindi anche perché è quel vento che ti fa uscire un po' di testa. Certo. Comunque anche qui, anche, sì, sì. Anche così lontano dalla sì, Sicilia. Sì, ha un po', in questa ha una caratteristica un po' simile alla bora. La bora, dicono che i triestini sono tutti un po' matti per questo vento strano, no? Che arriva a ondate con delle folate molto forti e soprattutto con una cosa abbastanza inquietante, perché anche quando tu sei a casa senti come la casa che vibra. Tante volte ti sembra di essere veramente su una barca, soprattutto se abiti come abito io in cima a una delle colline di Trieste, ti rendi conto che la casa ondeggia, vibra sotto i colpi della bora. Però anche lo scirocco fa un po' quell'effetto lì, quindi sembra un vento più gentile, però insomma ogni tanto se si arrabbia è tanto gentile non è. Si fa sentire. Senti, invece il tuo romanzo è un romanzo basato su fatti reali, sì. Hai citato appunto Vaia, però citi anche uno scrittore che tu ami moltissimo, che è Dino Buzzati, e poi ci racconti anche perché, però c'è anche del fantastico, del magico, certo. Che per sotto certi aspetti mi ha ricordato anche un certo tipo di letteratura sudamericana, no? Dove ci sono anche dei richiami religiosi, certo. Cioè sì, sì. Questa figura di Santa Rita che torna e ritorna. Quindi mi ha incuriosito questa mescolanza. Io non so definirlo, se è un romanzo di genere
perché c'è del mistero, c'è del giallo, c'è a momenti anche un po' di thrilling, perché Blaise, il protagonista, vive anche dei momenti Certo. di pathos. Però a me incuriosisce diciamo lo spunto da cui è nato tutto. Effettivamente è stato il penultimo romanzo di Buzzati che ha suscitato il cuore buio dei miracoli, o era qualcosa che avevi già dentro Sì, che quindi. è stato quello sicuramente, è stato I Miracoli di Valmorel, questo libro straordinario con cui Buzzati ha sfidato un po' anche la critica, anche i suoi lettori, perché lui era famoso fino a quel momento per dei grandi romanzi, per Il deserto di Tartaro, per Un amore, per i 60 racconti che aveva vinto lo Strega, e aveva fatto un unico tentativo. Diciamo che era il poema fumetti dove si era preso una bordata di critiche, perché tutti dicevano uno scrittore non può, che poi pensando oggi poema fumetti è l'anticipatore della graphic novel, no, a livello italiano, insomma, quindi aveva ragione lui, ma non eravamo ancora pronti evidentemente per quello. Miracoli di Valmorel è un libro stranissimo che lui pubblica, praticamente lui è riuscito a vedere per le prime copie quando stava entrando in clinica alla Madonnina a Milano, e poi è morto a gennaio del 72. È un libro stranissimo perché uno scrittore, appunto come Buzzati, che veniva da una famiglia indubbiamente cattolica ma era un non credente, improvvisamente decide di scrivere questo libro in cui inventa una sorta di, diciamo, di catalogo di, no, di ex voto, che però non esistono. Non esisteva il capitello dedicato a Santa Rita da Cascia sopra Belluno, cioè in Valmorel. Non esisteva nessun tipo di tradizione in quella zona lì che potesse dargli ragione, però esisteva una forte religiosità, soprattutto di tipo cristiano cattolico, che in Veneto è ancora presente. Ma l'operazione più bella che fa lui è un'operazione inquieta, nel senso che lui immagina dei miracoli impossibili, immagina un ragno meccanico che violenta una ragazza. Immagina tra l'altro una cosa che io, riguardandolo anni dopo, sembra l'attacco alle Torri Gemelle, cioè immagina un fulmine di violenza spaventosa che spacca in due un grattacielo, e immagina quello che noi stiamo vedendo in questo tempo qui, cioè l'arrivo di fenomeni imprevedibili. Io ho immaginato via Vaia, ma nei Miracoli di Valmorel, per esempio, c'è questa enorme nuvola di bisce che arriva e che sommerge tutto. Per cui lì, diciamo, la suggestione era cercare di far stare insieme quello che poteva essere un mistero legato a un libro di cui poi lui non è riuscito a parlare, perché lui ha commentato tutti i suoi libri, ne ha parlato in 1000 interviste, ma quello purtroppo è uscito che lui stava ormai molto male e quindi non è mai riuscito a spiegare molto di questo libro. E nello stesso tempo immaginare che quel libro potesse essere una specie di premonizione per quello che noi stiamo vivendo oggi. Vaia, tutto sommato, poteva essere una nuvola di bisce di proporzioni immense che noi non ci aspettavamo, perché nessuno avrebbe immaginato che un uragano fosse arrivato nel Bellunese, insomma. Sì. Mi Non... Ecco, questo è stato un po' il punto di partenza immaginario, insomma. ha molto impressionato i numeri che riporti, 42 milioni di Eh alberi sì. buttati giù Pensa che i boscaioli dicono che quegli alberi loro li avrebbero, e soltanto nel caso in cui fossero alberi malati, li avrebbero abbattuti in tutte le regioni che sono state colpite in un periodo tra i 5 e i 10 anni. Vai, ha fatto tutto questo in poche in ore. poche ore, sì. No, fu impressionante. Io ricordo le immagini devastanti Sì. Sì, di ancora quel adesso, genere. se tu vai in certe zone del Bellunese, ancora oggi stanno lavorando per riportare i boschi. C'era la diga del Tudaio che era completamente coperta di tronchi d'albero, sembrava un tappeto di tronchi d'albero. C'era il bosco di Somadida, che è il favoloso bosco vecchio del romanzo breve di Buzzati, che è un bosco secolare. Nessuno voleva immaginare i danni che ha fatto. Non era mai successo una cosa che in quel bosco lì il vento e la tempesta entrasse con quella violenza. E questi alberi che parlano, che si
che quasi siano lì che sentono l'arrivo della. Mi è molto piaciuta l'immagine che dai del protagonista che osserva l'albero davanti alla casa mentre Sì, lui sì. cerca di. Allora, quella Come se volesse è un scappare. fatto. Allora, ci sono due storie, una reale e una immaginaria. Quella immaginaria, diciamo, è mia, nel senso che io sono andato tante volte ad abitare per qualche giorno lì a Villa Buzzati, vicino a San Pellegrino, vicino a Belluno, perché la pronipote di Dino ha aperto questo bed and breakfast in una parte della casa. La cosa che mi ha colpito subito, fin dall'inizio, è stata questa presenza gentile, questo liliodendron tulipifera, si chiama questo albero di oltre 20 metri, insomma, che è lì da quando Dino era bambino, quindi l'ha visto crescere, l'ha visto ogni estate ritornare quando era ormai un giornalista famoso, un grande scrittore. E per me, devo dire, abbracciare quest'albero non è stato un gesto, né un gesto simbolico, è stato un gesto proprio di riconnessione, non so come dirti, con quello che è stato uno degli scrittori che io ho amato fin da ragazzino e che continuo a amare ancora oggi. La storia vera, invece, è la storia che io racconto degli animali che escono dal bosco nel momento in cui sta per arrivare Vaia. Quella è una storia che a me ha dato veramente i brividi, perché tutti sappiamo che gli animali selvatici sono terrorizzati dall'uomo, anche se è stato recentemente quell'episodio dell'orso che ha ucciso il runner, però io credo e sono sicuro che in quel momento lì aveva più paura l'orso dell'uomo dell'orso, perché l'orso Deciso. è terrorizzato della. Io mi ricordo una volta con mio padre che era un botanico, eravamo su Monte Bondone, a un certo punto lui aveva questa fissazione di fotografare le piante ed entrava in un'altra dimensione. Io dovevo stare attento a lui e a quello che. A un certo punto, al di là di un torrente, sento dei rumori e si affaccia un orso che era venuto per bere. Quest'orso mi vede, ovviamente, anche se non eravamo vicinissimi, mi vede, mi fiuta, mi guarda a lungo, si mette a bere e dopodiché si gira e se ne va, perché lui aveva più paura, lui di me, che io che ero paralizzato a guardarlo. Ecco, in quel caso, vai, e questo me l'ha raccontato il gestore di un rifugio, le volpi per prime e poi i camosci e gli scoiattoli hanno cominciato a uscire dal bosco, a venire verso l'abitato perché era l'unico modo per tentare di salvarsi, sapendo che ovviamente l'uomo, se può, li ammazza, cioè non. Hanno Hanno superato la paura dell'uomo superato la paura per dell'uomo perché la sfuggire. paura dell'uragano che stava arrivando era molto più forte di quello che stavano vivendo in quel momento. E quello, devo dire, secondo me è un segnale terribile, perché vuol dire che la loro casa, diciamo il bosco, non era più una casa che dava sicurezza, insomma. Certo. Poi un'altra parola che mi ha, parola è anche un altro dei personaggi di questo romanzo che mi ha colpito, è questa figura di filosofo, che è anche un po' un visionario, che ha, la filosofia è uno dei temi del Mediterraneo, Sì, quindi un'altra delle certo. connessioni che ho ritrovato, quindi tu citi anche Epicuro, le lettere di Epicuro. Questo filosofo ti è stato ispirato hai un Sì, riferimento c'è un riferimento preciso ed è un riferimento molto alto, che è quello di Gheorghe Gurdjieff. Questo io lo chiamo l'estofante, ma Sì. affettuosamente, un personaggio incredibile che era sicuramente un uomo di grandissima sensibilità, ma anche un uomo molto così buio, molto, con alcuni aspetti molto discutibili, insomma. E dicevo prima che c'è stata una linea, io alcuni libri li indico lì, la lettera sulla felicità di Epicuro, Spinoza, l'incontro con gli uomini straordinari di Gurdjieff, che avrebbero potuto tracciare, secondo me, una linea di pensiero diversa da quella che è la linea di pensiero che ha vinto. Io credo che se Epicuro, invece che essere considerato uno sporcaccione, per dirlo in maniera molto pop, diciamo, le persone avessero letto veramente quello che lui ha scritto e anche la vita che ha fatto, e invece che vincere la linea platonico-aristotelica, avesse vinto quel tipo di linea filosofica lì, forse il nostro mondo oggi sarebbe diverso, anche dal punto di vista proprio della gestione del nostro tempo.
Perché io tante volte ricordo che Epicuro, nel momento in cui ha sentito arrivare la morte, lui era quello che diceva quando c'è la morte non ci sono io e quando ci sono io non, quando c'è la morte non ci sono io e quando ci sono io non c'è la morte, cioè come dire non dobbiamo aver paura, no? Non, ci sono, sono due momenti della nostra sviluppo esistenziale diversi. Quando Epicuro muore, lui si fa portare una tinozza di acqua tiepida con un bicchiere di un vino che amava molto e si immerge in questa tinozza bevendo un po' di vino con tutti gli amici intorno che gli raccontavano gli episodi belli che avevano vissuto insieme. Ecco, io trovo questo episodio della fine di Epicuro di una dolcezza, di un'umanità talmente forte che se credo che se l'umanità si fosse fermata a riflettere sulle possibilità di empatia, di condivisione che noi avremmo anche davanti alla morte, il terrore della morte, appunto il dover creare delle possibilità di un al di là immaginario sarebbero svanite, perché avremmo vissuto tutto il nostro tempo ringraziando il tempo che abbiamo e preparandoci a sapere che come le macchine abbiamo un tempo che ci è stato concesso e che a un certo punto scadrà. Dico una cosa un po' forte, ma che credo su cui bisognerebbe pensare. Io ho assistito, purtroppo, per fortuna, alla riesumazione di mia nonna, perché a un certo punto i miei nonni sono sepolti in Val di Cembra anche con i miei genitori. E questo paesino di Cembra, proprio a un cimitero piccolo, a un certo punto hanno dovuto prendere alcune tombe e cremare, diciamo, quello che restava delle salme e poi metterle in dei loculi. E quando hanno aperto la tomba dei miei nonni, mio nonno ormai non c'era più, cioè c'erano solo delle ossa perché era passato tanto tempo, mia nonna era morta più tardi e c'era ancora la cassa ormai tutta smangiata, insomma, dai vermi dalla terra, e dentro c'era lo scheletro di mia nonna con ancora dei brandelli di vestito con cui era stata vestita. Per me è stata un'emozione fortissima ovviamente rivederla, ma mia nonna non era lì, mia nonna era qua dentro. Quindi se noi avessimo la possibilità di capire che nel momento in cui il nostro percorso è finito, è concluso, ma restiamo per tutti quelli per cui abbiamo avuto un minimo di importanza, ecco, credo che quello sarebbe il nostro al di là e non avremmo bisogno di chiese, di inventarci altre situazioni, insomma. Sì, è un po' quello che dichiara la Michela Muccia in questo articolo. Assolutamente. In questa intervista che è uscita proprio oggi, in cui lei dice ricordatemi come volete, insomma, non mi interessa sapere come sarò ricordata, perché effettivamente ciascuno di noi ha memoria di sé. Un'altra citazione che ti prendo dal tuo romanzo è a un certo punto uno dei protagonisti dice ci vuole un'altra via, sì. Bisogna trovarla, un'altra strada. Sì, penso che sia già qui, penso che sia già qui. Io in questo libro a un certo punto mi sono impossessato di quella che è la via più misteriosa dell'esoterismo, che è la via dei Rosa Croce, perché Rosa Croce sono tutto e niente. Cioè Rosa Croce sono stati un libro immaginario, un personaggio immaginario, perché questo Rosenkreuz non si sa se sia esistito o non sia esistito, insomma, quindi è tutto molto così. Però nella via esoterica c'è sempre stata una via, diciamo, più spirituale, una via più materiale. Ecco, io credo che se queste due vie a un certo punto, invece che correre sempre parallele, avessero trovato un modo di intersecarsi, probabilmente saremmo riusciti a creare una via unica. Quella probabilmente è la via che avremmo potuto seguire e che forse potremmo ancora seguire. Però ci vorrebbe una grande forza proprio una grande forza collettiva di ripensamento di quello che è il nostro percorso. Perché non è detto, come dicono gli estremisti, diciamo, dell'ecologia, che bisogna per forza rinunciare a tutto. Però se tutti insieme riuscissimo a rinunciare ad alcune cose, probabilmente la rinuncia collettiva sarebbe meno forte, ma sufficiente a riequilibrare quello che abbiamo combinato, insomma. Certo che se ognuno continua a delegare all'altro, o ai governi, o ancora a delle entità ancora superiori, quello che potremmo fare tutti, credo che non...
Non arriveremo mai. Basterebbe che ciascuno di noi si prendesse la responsabilità e avesse la consapevolezza. C'è una bellissima battuta nell'uovo del serpente di Ingmar Bergman, quando si prova a capire come mai il Terzo Reich è riuscito a convincere un popolo di altissimo spessore culturale, filosofico, come era la Germania. E a un certo punto uno dei personaggi dice: probabilmente se ognuno di noi nel suo piccolo posto di lavoro, nel suo piccolo spazio che occupa, avesse cominciato a resistere, probabilmente il Terzo Reich non passava. Però tutti hanno detto: non è compito mio, ci hanno delegato a quello che stava un po' più in là, e quello che stava un po' più in là ancora un po' più in là. E così poi la forza di queste, potremmo anche definirle forze del male, anche se io non credo che il male sia una cosa esterna, credo che il male sia un problema che dobbiamo gestire ognuno di noi con noi stessi, no? Però se queste cosiddette forze del male avessero avuto una micro resistenza, e la micro resistenza è quella più forte, perché poi vediamo che quando i regimi sono caduti, non sono caduti dall'alto, ma sono caduti sui ragazzi che sono fatti massacrare a Omaha Beach, sui nostri partigiani che andavano sulle montagne a tutto sommato incontro alla morte, no? Quelli sono stati dei piccoli personaggi, non sono i Buddha, i Gesù, i Marx, non sono quelli che hanno fatto la storia, insomma. Non... Ecco, forse quello potrebbe essere un messaggio, secondo me. Okay. Hai ragione. Io insisto perché sul tuo romanzo, perché anche questo legame con Dino Buzzati un po' è una cosa che io ho letto da piccola, anche mio papà era un amante di Dino Buzzati, e da piccola Il crollo della Baliverna, sì. E, insomma, tutti i racconti di, certo, Buzzati, eccetera. Poi sono arrivata al Deserto dei Tartari, ma successivamente sono stata colpita soprattutto dai racconti. E tu citi il racconto Bonifica di Natale. Buzzati si chiedeva come può essere sopportabile una vita che non sia piena di illusioni e di paure. Me lo sono ripetuto come un mantra mentre scrivevo questa storia, perché credo stia proprio lì, nel metafisico formicolio del mistero, il fascino immortale del raccontare, dell'immaginare vite, intrecci, coincidenze, di lasciare insomma che sia il caso a guidare il divenire delle storie di carta. Mi puoi commentare questo passaggio che mi, sì, è piaciuto molto? Beh, allora, Buzzati intanto appunto diceva di non credere, ma diceva che se ognuno di noi chiude la porta al mistero, diciamo, si è precluso la parte più bella del vivere. E ti racconto un episodio che c'è proprio nel libro, quando Blaise Pannafié, che è il protagonista, a un certo punto è in questo appartamentino di Villa Buzzati e si sta lavando i denti, si sta preparando per uscire a cena. A un certo punto succede un episodio stranissimo, perché la porta di questo bagno si apre, non c'è giro d'aria, non c'è vento, non c'è niente che possa provocare questa cosa, poi la porta sbatte all'improvviso, lui resta un attimo perplesso. Ecco, quell'episodio è un episodio che è successo veramente a me. La prima volta che sono andato a Villa Buzzati, la pronipote di Dino, Valentina, mi aveva invitato a cena, ma io dovevo andare a incontrare una regista che vive a Belluno, e quindi ho detto: guarda, tu vai avanti, poi ci rivediamo più tardi, perché io devo andare a cena con lei. Quindi sono rimasto solo in questa grande casa, che è rimasta esattamente come era la casa degli antenati di Buzzati, perché poi la famiglia vive lì, e la casa a sua volta era stata creata da una famiglia che veniva da Pordenone nel 1500, quindi una casa che ha una storia lunghissima, ed è rimasta più o meno sempre uguale. E io non so cosa è successo in quel momento, so che io il giorno prima avevo chiesto a lei di andare a vedere il granaio, dove è ambientato un altro dei racconti Buzzati, che è proprio il fantasma del granaio, ed ero rimasto delusissimo, perché il granaio è stato restaurato e non c'è più quell'atmosfera un po' di mistero che poteva essere quando era giovane lui e quando ha ambientato il racconto. Lei poi mi ha preso in giro per sempre, perché mi ha detto: vedi, tu non credevi nel fantasma del granaio, ma lui è venuto a trovarti in casa, insomma. Ecco, questo per dire che anche un razionalista come me deve lasciare sempre una porta aperta non all'illudersi che esista un altro mondo, che esista
ma l'illudersi che esista qualcosa che non puoi spiegare, cioè che non puoi sempre anteporre la ragione a quello che avviene. E questo ti porta, secondo me, a riuscire a sintonizzarti anche con quelle che sono delle cose che fanno quasi sorridere. Io mi ricordo, per esempio, quando ero bambino, avevano fatto una, quella che oggi si chiamerebbe una fiction TV, quelle volte si chiamavano sceneggiati, che era dedicata a un grande veggente olandese che si chiamava Gerard Croiset. E questo signore parlava anche con le piante. Quella volta faceva sorridere, perché questo gli accarezzava le foglie. Poi la scienza si è dimostrato che le piante hanno delle vibrazioni, hanno addirittura un linguaggio che tu potresti tentare di interpretare. Ecco, questo per dire che il mistero non è il fulmine dei nostri antenati preistorici che pensavano fosse l'ira divina, è probabilmente un fenomeno scientifico che forse un giorno riusciremo anche a spiegare, ma che in quel momento noi non riusciamo a capire. Ma è bello immaginare, no, che ci sia qualcosa di irrazionale, diciamo, che ci può sempre sorprendere, insomma. E lui in questo era un mago, secondo me. Veramente un grande. Allora, come razionalista, quale sei? Ti chiedo, ti racconto il nostro sogno. Il nostro sogno è stato 10 anni fa quello di pensare che una barca potesse, certo, partire e navigare per il Mediterraneo, diventare il vettore di un'idea, di quella che era in quel momento una fantasia che però nel tempo si è accresciuta e è diventata sempre più concreta, perché abbiamo raccolto molte istanze nel nostro navigare, provenienti da tutte le persone che abbiamo, certo, incontrato, come stiamo incontrando te questa sera. È successo poi che nel 2020, quando eravamo pronti a ripartire, scoppiasse la pandemia, quindi siamo necessariamente stati fermi. Il nostro viaggiare si basa proprio sull'incontro e il non poter incontrare le persone, certo, perché c'era questa situazione pandemica, ovviamente faceva cadere un po' il senso del nostro viaggio, quindi siamo stati fermi, ma abbiamo portato avanti quelle che erano state le impressioni di 6 anni già di viaggio, e abbiamo immaginato che un giorno, non si sa, fra 30 anni, fra 50, il Mediterraneo sarà un unico grande paese, una confederazione di stati, certo. Abbiamo immaginato che sarebbero potuti esistere, potrebbero esistere gli Stati Uniti del Mediterraneo fra qualche anno, e quindi avendo percepito da parte di tutte le persone che abbiamo incontrato, la gente nei porti, ma dagli intellettuali e giornalisti che abbiamo conosciuto, che si possa parlare effettivamente di un popolo del Mediterraneo, abbiamo immaginato che se c'è un popolo ci deve essere anche una bandiera. Certo. E quindi abbiamo lanciato un contest, un concorso, chiedendo alle persone di disegnare l'idea della bandiera del Mediterraneo, come avrebbe potuto essere, e poi c'è stata una votazione, prima una selezione interna, poi una votazione pubblica, siamo andati un po' su vari giornali, Linea Blu ci ha seguito, eccetera, alla fine insomma hanno vinto dei ragazzi il disegno di 3 studenti dell'Università di Catania, che hanno disegnato una bandiera con i colori del Mediterraneo, l'azzurro, sì, il blu, eccetera. E al centro c'è un ulivo che è un po' l'elemento unificatore, certo, dal, sì, punto di vista naturalistico, ovviamente, di tutto il Mediterraneo. Ecco, se io ti dico e ti chiedo, ti senti mediterraneo e che cosa potrebbe significare per te l'esistenza di una confederazione di stati del Mediterraneo, gli Stati Uniti del Mediterraneo avrebbe senso, è una cosa nella quale ti potresti riconoscere? Assolutamente sì, io mi ricordo una delle ultime volte che ho incontrato Luis Sepúlveda, poco prima che appunto proprio il virus malefico lo portasse via, quando io gli ho chiesto quale potrebbe essere la speranza di un futuro per questo nostro mondo, lui mi ha risposto testualmente: la speranza è che si formino delle comunità
che non fanno parte di uno Stato, diciamo, di una serie di Stati come può essere l'Unione Europea, ma che si riconoscano attorno a un territorio, attorno a un progetto, attorno a un'idea. Quella è l'unica prospettiva di futuro, diceva lui, che noi abbiamo, perché finché continueremo a rivendicare io sono patriota di questo, tu sei patriota di quell'altro, lo vediamo quotidianamente che il patriottismo di uno cozza col patriottismo dell'altro e ha creato e creerà in continuazione solo che guai. Per cui credo che l'idea dei popoli del Mediterraneo sia un'idea giustissima, anche perché riunirebbe popoli apparentemente di formazione diversa, anche culturale, se pensi anche religiosa, anche filosofica, che però riscoprirebbero un sentire comune. Io penso sempre a quella che è stata la Magna Grecia. La Magna Grecia è stata forse uno dei momenti dal punto di vista filosofico, per esempio, più importante, e tu pensa a quanto soffre oggi il sud d'Italia, perché è considerata neanche la locomotiva, l'ultimo vagone di un treno lunghissimo che crede di tirare avanti, quando invece potrebbe avere due locomotive da una parte e dall'altra che funzionano allo stesso modo. Quindi credo che sarebbe il momento veramente di chiudere il discorso delle appartenenze nazionali, e l'ho dimostrato anche la guerra dei Balcani, insomma, per cominciare invece un nuovo tipo di pensiero che aggreghi delle aree che non hanno niente di statale comune, ma che possano essere delle cooperazioni umane, culturali, economiche, per stare insieme, per imparare a stare insieme. Alessandro, grazie veramente. Grazie a te, grazie a voi. Di questa conversazione, di questo tempo trascorso insieme. Noi stiamo donando la bandiera del Mediterraneo a città, istituzioni di mare e a chi ci ospita, come è successo ieri sera alla Lega Navale della sezione di Trieste. E doniamo la bandiera del Mediterraneo. Grazie, veramente un bel regalo, bellissimo regalo di questa appartenenza. Grazie e in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie davvero.